Qual è stato il mio percorso per imparare il giapponese? Quali sono gli step che ho seguito per raggiungere il massimo livello del JLPT, l'esame di giapponese riconosciuto a livello mondiale? E mo' ve lo dico il mio percorso, così che possiate prendere spunto e capire che siamo tutti sulla stessa barca. Ma prima, iscrizione, mi raccomando, con il tasto qui sotto, campanella per non perdervi nemmeno un video e via si parte. Ma ciao a tutti, io sono Davide e ho creato il Ti va di Giappare Starter Kit, i tre manuali che vi permettono fin da subito di imparare il giapponese in modo rivoluzionario, semplice e divertente. E vi do il benvenuto in questo video in cui voglio raccontarvi il percorso che ho seguito io. Eh sì, perché io, come tutti voi, ho iniziato da zero assoluto. Ci sono stati dei giorni in cui non sapevo il giapponese, non ci capivo nulla, non lo sapevo leggere, non lo sapevo parlare, nulla. Beh, come ho fatto da zero a raggiungere il JLPT? N1, il massimo livello dell'esame di giapponese. Ve lo spiego. Il primo step, il primo passo che ho fatto è cercare della gente a caso su Skype. Per chi non conosce Skype, è un programma per fare le videochiamate. Benissimo, ai tempi, anni e anni fa, tu potevi cercare la gente a caso, mettevi Giappone e ti uscivano delle persone. Cosa facevi? Le chiamavi. Ecco la prima cosa che ho fatto. Mi era venuta voglia di imparare il giapponese, prima cosa che ho fatto è stata cercare gente a caso su questo programma di videochiamate. Quindi, sti poveri giapponesi accendevano la webcam da zero così, e ci guardavamo, ci fissavamo, non sapevamo, io non sapevo niente di giapponese, loro non sapevano niente di italiano, e così. Dicevamo qualche parola tipo sushi, sashimi, tempura, così, cose così. E vabbè, è stato abbastanza traumatico, ma divertente, perché mi ha fatto scattare la voglia di dire, oddio, voglio comunicare con questa gente. E vabbè, quindi il primo step è stato traumatico, inutile forse, ma non inutile perché mi è servito ad accendere la scintilla. Quindi, secondo step, mi è venuta voglia di comunicare con questa gente? Fantastico. Sono andato su eBay, ai tempi eBay, giapponese, scrivo giapponese, mi esce un libro a caso, era verde, una roba, un librone verde per imparare il giapponese, lo ordino. Ecco il mio secondo step, ordinare un libro a caso su eBay. Allora mi arriva a casa sto libro, un mattone così, senza spiegazioni. C'era giusto qualche riga in italiano che spiegava, ma era tutto in giapponese, erano tutti dialoghi, tutte frasi di esempio. E quindi niente, mi sono messo a leggere sto libro. Tentare di capirlo, cercavo le parole su internet. È stato il mio primo approccio alla lingua. Questo è un libro quasi inutile perché non c'erano quasi spiegazioni. E quindi io leggevo una frase, leggevo una parola, anzitutto mi esercitavo a leggere, comunque mi è servito per imparare a leggere e a scrivere hiragana e katakana. Ok, ma non c'era spiegato niente, quindi prendevo ogni parola, la cercavo su internet, cercavo di capire cosa significasse, cercavo di tradurre questo libro. Insomma, è stato un casino, è stato un macello. Ma mi è servito. Ok, c'avevo sto libro pieno di frasi, ma mi mancava il lessico, non le sapevo quelle parole lì. Quindi il terzo step, siamo al terzo step, è stato consolidare il lessico, imparare nuove parole. Come? Facendo così, leggendo questo libro, leggendo le frasi di esempio, non capendo niente, cercando ogni parola su internet e segnandomela. È così che si impara il lessico, è così che si imparano nuove parole. E poi pian piano che ci avevo preso mano, quel libro non mi bastava più, mi sono messo a tradurre canzoni. Questo è stato il terzo step, aumentare il mio lessico traducendo le canzoni. Una canzone di un anime, la opening di un anime che mi piaceva, fantastico, la cercavo su internet, testo in giapponese, parola per parola me la traducevo, ogni parola nuova me la segnavo. E pian piano mi si formavano dei quadernini con tutte le mie parole nuove che imparavo, no? È così che si fa. Non siete da soli, ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, Lo so che vi sentite magari ogni tanto dispersi, oddio, è una cosa impossibile, non so come fare, ma sarà il metodo giusto. Ma è così che si fa, si va a tentoni, si prova, siamo tutti sulla stessa barca. Ma a quel punto, tradurre e basta, imparare parole nuove e basta, non mi bastava più. Mi servivano delle basi grammaticali, avevo bisogno di saper costruire le mie frasi, la mia grammatica. Quarto step è stato ordinare degli altri libri, abbastanza a caso. Io cercavo lingua giapponese e ordinavo un libro lì, un libro là, tutta roba a caso. Ci sono stati un paio di libri che mi hanno veramente dato l'input iniziale per imparare finalmente la grammatica, un po' di sana grammatica per costruire le mie frasi, quindi come funzionano i verbi, come funzionano gli aggettivi. E basta, imparare parole e basta, non mi bastava più, mi serviva grammatica. Quindi ho cominciato seriamente
a imparare la grammatica giapponese in questo quarto step, ma ovviamente non con un percorso liscio e lineare, perché anche lì ordinavo un libro e me lo imparavo un po', le giucchiavo un po', ne ordinavo un altro in inglese. Insomma, è stato un macello. Poi qualcosa la trovavo sui forum, qualcosa su qualche sito scrauso. Insomma, vi faccio solo capire che razza di avventura è stata, abbastanza scapestrata, un pezzo lì, un pezzo là. Però alla fine sono riuscito a raccogliere materiale, perché mi serviva proprio imparare la grammatica. Mi raccomando, il messaggio che vi voglio far passare è che non c'è un percorso lineare, una via da seguire meravigliosa, dritta, perfetta, quella lì. No, è un'avventura imparare una lingua, è un'avventura, è un pezzettino lo si impara così, un pezzettino cos'ha, ci si dimentica le cose, le si recupera. Siamo tutti sulla stessa barca, mi raccomando. Oh, e finalmente siamo al quinto step. Ho abbastanza vocaboli, ho abbastanza grammatica, voglio mettere tutto in pratica. Quindi ho cominciato a ordinare qualche manga in giapponese. Mi scaricavo anche le foto delle riviste, me le traducevo, ordinavo qualche manga e finalmente mi sono messo a leggere e a tradurre i manga. È stata una fatica immane, non capivo niente, perché i manga sono più difficili delle canzoni, perché sono molto più articolati, no? Ma meno male che c'erano le immagini, le figure che mi aiutavano a capire, ma anche lì manga. Me lo leggevo, imparavo un sacco di parole e formule grammaticali nuove, non le sapevo, non le conoscevo, quindi andavo a cercarle su internet, andavo a cercarle sui libri, me le imparavo, me le segnavo e così, è così che si fa. Ci si butta subito a capofitto, si prende un manga e lo si prova a tradurre, non si capisce niente, ci si frustra. Ma pazienza, funziona così. Oh, in questo quinto step finalmente quindi ho messo in pratica tutto quello che ho imparato. E nel frattempo imparavo sempre più parole nuove, traducendo manga. A un certo punto, per fare pratica, avevo fatto anche richiesta su un forum che si chiamava Marimo Caffè. Ma esiste ancora sto Marimo Caffè? Mi ero proposto per tradurre delle scan di manga per fare pratica, perché volevo proprio fare pratica. E finalmente arriviamo al sesto step, in cui ho scoperto il JLPT, l'esame di giapponese riconosciuto a livello mondiale. E questa cosa mi ha stravolto. Ho scoperto che c'è questo esame riconosciuto in tutto il mondo e questa è stata veramente la svolta, perché mi ha aiutato a incanalarmi, perché questo esame è diviso in 5 livelli. Il livello 5 è il più semplice e il livello 1 è più semplice. Quindi cercando su internet, capendo più o meno quali sono i requisiti, no, per superare i vari livelli, ho capito a che livello ero. Ah, queste cose le so, ecco, io sono più o meno a quel punto lì. Ah, conosco tot parole. Ok, ho capito. Quindi sono verso il livello N4. Sono verso il livello N5. Sono lì. Insomma, capire com'è strutturato l'esame mi ha aiutato a capire quale fosse la mia posizione. Perché finora avevo imparato parole lì, parole là, avevo messo tutto nella mia botte, no? Cioè, avevo cercato di riempire il più possibile, ma concretamente non sapevo a che livello fossi. E quindi l'esame mi ha aiutato a capire dove stavo. Ero verso il livello, verso il secondo livello, ok? Verso il livello N4. Quindi niente, ho detto, voglio imparare di più. Ah, sono al livello N4, va bene, io voglio imparare di più. E così mi sono messo sotto, ho ordinato altri libri, ho cercato vari forum, anche qualcosa in inglese, per approfondire, per imparare sempre di più, perché volevo raggiungere il livello N3. Ma questo passo di superare i miei limiti, di andare avanti, di voler studiare di più, l'ho capito solo grazie al fatto che ho visto come è strutturato il JLPT. È lui che mi ha fatto dire, ah, sono a quel punto lì, voglio andare un po' avanti. È stato proprio l'esame JLPT che me l'ha fatto capire. E ora arriviamo verso il settimo step, ovvero iniziare a chattare con i giapponesi. Non come ai primi tempi su Skype, dove ci guardavamo senza capire niente. Questa volta mi sentivo pronto, avevo tutto il materiale che mi serviva per chattare con i giapponesi, quindi ho scaricato qualche app per scambi linguistici e questa è stata veramente la svolta. Mi ha dato veramente una botta fortissima a chattare con i giapponesi per imparare formule, soprattutto slang. E ho scoperto che il giapponese che si impara sui libri è molto scolastico, molto, molto freddo, molto robotico. E quindi chattare con i giapponesi mi ha fatto capire il giapponese, come dire, vero, quello slang, quello sciolto, quello tranquillo. Non quello scolastico, ma quello vero.
Ed è stata veramente la svolta, quindi consiglio a tutti, mi raccomando, di trovarvi un amico di pena giapponese, magari qualcuno che, un giapponese che impara l'italiano, così da fare uno scambio culturale e linguistico, perché è una cosa veramente che stravolge. E questo è stato il mio percorso. Non ci sono tanti segreti, non ci sono formule magiche. Il percorso che ho fatto è questo, e può essere diverso per uno, diverso per un altro. L'importante è divertirsi e vivere questa avventura meravigliosa che è la lingua giapponese. Non sentitevi frustrati, perché lo siamo tutti praticamente. È un continuo essere nella mischia. Non ci sarà mai un momento tranquillo dove dire: ah, che bello, finalmente ho imparato il giapponese, sono tranquillo. Non succederà mai. È una continua avventura che va vissuta ogni secondo, e non ci sarà mai un momento di tregua. Quindi, vi ripeto, siamo tutti sulla stessa barca. Ora sapete tutti qual è stata la mia avventura step by step. Lo so che è stata un po' incasinata, ma è normale, funziona così. È stata molto incasinata perché, ve lo dico io, perché non avevo un tiva di giappare che mi salvasse. È stato un delirio perché non avevo tiva di giappare che mi indicasse la strada giusta da seguire, no? Come giusto che sia. E quindi, se vi sentite persi in questa giungla, come lo sono stato io, e beh ragazzi, adesso avete tutta la mia esperienza e tutti i miei consigli. Ci sono passato anch'io e posso aiutarvi a capire come si fa. Vi lascio qui sotto il link per un bonus, un regalo esclusivo in cui vi svelo 3 consigli pazzeschi per aumentare la vostra produttività durante lo studio della lingua. E mi raccomando, dateci un occhio, perché è un video che ha già cambiato e rivoluzionato la vita a centinaia e centinaia di persone. Il link è qui sotto. Grazie della visione e a presto!